Ciao amici e benvenuti da DJ Mister 15. Il vantaggio di fare le video recensioni non come un lavoro mi porta a prendermi tutto il tempo che voglio, lo svantaggio è però che poi passa diverso tempo, dobbiamo ricapitolare come ci eravamo lasciati ad esempio l'ultima volta. Beh, dovevo recensire un altro prodotto e quello che vedete oggi è figlio di quello perché dopo 10 giorni di test, ahimè, si è guastato, non ha voluto funzionare più. Ho fatto il reso, ho ricevuto i soldi. Non ho voluto rischiare di investire nuovamente su quel Panasonic, ma mi sono fatto attrarre anche grazie a un utente che me l'ha suggerito da questo Energy System, un dispositivo davvero particolare, oltre che enorme. Ma oggi ci andremo a concentrare proprio nel confronto che mi avete richiesto in tanti con il V-King D8. Beh, lui ha un notevole vantaggio di avere qualche watt in più, ma soprattutto all'interno diverse funzioni, davvero tante. Ma a noi cosa ci interessa? Sapere la potenza sonora e la qualità sonora, anche se vi dico di avere una particolare attenzione proprio a queste funzioni. Ma adesso partiamo con la nostra video recensione. Sulle dimensioni c'è poco da aggiungere. Quello invece che mi ha convinto per la trasportabilità è il peso, perché non supera i 4 kg. Se pensate, il boombox ne pesa quasi il doppio, nonostante le stesse più o meno dimensioni. Però dall'altro c'è il vantaggio che è vero che si fanno sentire, però grazie a questa maniglia ricoperta anche di una plastica gommata con un ottimo grip, non particolarmente rifinita, un po' dozzinale, ma come tutto lo speaker, beh, aiutano tanto proprio per la trasportabilità. E passando al lato delle funzioni, qui si può aprire un capitolo intero perché ne ha davvero tante, numerose. I tasti per far comandare, per far funzionare questo speaker sono sempre ricoperti in questa plastica gommata particolarmente gradevole e gripposa. Si cliccano bene anche perché hanno un diametro ampio ogni singolo tasto e soprattutto c'è un'integrazione che ho gradito decisamente di più al V-King. La modalità equalizzazione ha due modalità, la standard indoor e quella outdoor. C'è una comodità semplice, banale, che sul V-King continua a mancare, un supporto vocale. Outdoor. Indoor. Mentre con il V-King si deve andare ad orecchio e ha creato problemi perché me lo chiedete spesso a parecchi utenti di voi. Sull'altro lato opposto invece ci sono tutti gli ingressi. Ho gradito che ci sia l'ingresso jack, così come ho gradito che ci siano ben due lettori MP3, perché si può utilizzare sia l'ingresso micro SD sia l'ingresso USB. Quest'ultimo dà anche la possibilità di ricaricare un dispositivo esterno, anche se poi la tensione di corrente è particolarmente lenta, però in caso di necessità possiamo sfruttare la batteria interna di questo speaker per ricaricare un dispositivo esterno. Lui, per essere ricaricato, sì, ha bisogno del suo carica proprietario. L'ingresso è proprietario. E questo per un dispositivo portatile diventa fortemente limitante perché è vero l'autonomia, è vero la batteria integrata, però se usciamo e vogliamo dare uno spunto ulteriore di carica che si sta scaricando il nostro speaker, con il V-King si può fare, con questo no, abbiamo bisogno sempre della presa elettrica. Ma tralasciando questo aspetto, ho apprezzato anche la parte della radio FM che non si trova anche in speaker più costosi e nella media ha una discreta ricezione, né male né bene, si piazza nel mezzo, però ho sicuramente un plus in più su questo target di prodotti.
Non va tralasciato anche l'applicazione dedicata che ha l'Energy System. È vero che ci dà numerose opzioni, compresa quella di andare ad equalizzare il suono, ma è un normalissimo lettore MP3. O lo utilizzate sull'Energy System o sul V-King, fa la stessa differenza, quindi non va a interagire direttamente con lo speaker. Tuttavia, voglio premiare l'Energy System perché comunque ha creato tutto sommato un'applicazione un po' macchinosa, però che ci permette, o meglio, più che applicazione, un lettore MP3 che ci permette comunque, anche se di riflesso, di variare gli ascolti sullo speaker. Non posso tralasciare anche la parte del Bluetooth integrato, che è di tipo 5.0. Questo porta notevoli vantaggi sia su per quanto riguarda il risparmio energetico dell'autonomia, sia per quanto riguarda le latenze a cui soffriva tanto il V-King quando andiamo a vedere un video e quindi avere un labiale non perfettamente sincronizzato. Non si arriva ai 30-40 metri con brand più conosciuti, ma fa sicuramente meglio del V-King. Per quanto riguarda invece la batteria integrata, mi sembra un po' assurdo inserire dentro questo speaker una batteria da 2600 mAh. E sotto certi aspetti, questa piccola batteria è quasi miracolosa su questo speaker perché va a alimentare driver importanti di grandi dimensioni. L'Energy System promette di fare 14 ore continuate a volumi medi, diciamo al 50%, non ci sono mai arrivato. Ed infine arriviamo alla parte dei driver. Non c'è quell'attenzione particolare alle frequenze come sul V-King, che dedica due iter. Qui ne abbiamo due che prendono tutte le bande sonore con un rinforzo per i bassi come dei radiatori passivi e il risultato sono 60 watt dichiarati contro 50. Ecco che adesso arriva il momento del confronto audio. Tengo a specificare una cosa oggi in particolare: oltre ad indossare un paio di cuffie e degli auricolari, ci sarà anche una tipologia indoor outdoor. Io vi ringrazio per il like, grazie per l'iscrizione, la condivisione e se vi va di acquistare uno dei due prodotti che inserisco il link qui sotto Amazon, beh, mi date una mano a portare sempre nuovi speaker su questo canale.
siamo giunti alle conclusioni. Allora, questo speaker l'ho posato perché sì, è vero, pesa poco, tra virgolette, ma 4 kg si fanno sentire. Questo speaker ha un volume decisamente più alto del V-King e questo è straordinario per me, perché veramente il V-King lo potrete trovare sul canale, ho confrontato con ogni tipologia di speaker e difficilmente ha ceduto il fianco a speaker se non più costosi, notevolmente più costosi. L'Energy System ha un impatto sonoro decisamente più alto, non me l'aspettavo se devo essere sincero, tuttavia però continuo ad apprezzare la rivoluzione sonora del V-King D8 perché è più piena, è più corposa, ha una qualità di dettaglio maggiore dell'Energy System, che può vincere tra virgolette sul lato dei bassi, dove il V-King, lo ribadisco sempre in ogni video recensione, non eccelle, però ho la sensazione dal basso, dagli alti che sono anche particolarmente puliti, non avendo un driver dedicato come il V-King, si ha la sensazione che sia sempre un suono di rimbombo, forse dovuto proprio alla sua grande cassa. È un suono che non arriva mai pieno, corposo, è più alto ma non ha una definizione che riesce a coinvolgerti, anche se lui si esprime meglio con la modalità indoor, è più corretto, più equilibrato. Quella outdoor veramente porta l'amplificatore al limite e se avete sentito con delle cuffie avete percepito anche degli sbalzi di volume in base all'elaborazione del brano musicale, però è davvero devastante sotto certi aspetti, che riesce a coprire più spazio, però non si ha mai quella percezione di avere un prodotto che riproduce anche musica di qualità. Ma detto questo, aspetto a voi i vostri commenti qui sotto di quello che avete percepito. Io vi ringrazio per il like, iscrizione e condivisione. Se vi va, mi date una mano a portare, spero in tempistiche più brevi, sempre nuovi prodotti, acquistando da link Amazon qui sotto, sempre al prezzo più basso. E qui vi lascio la pagella di questo Energy System. DJ Mister Quindi vi dà appuntamento, a presto.